Ciao a tutti ragazzi, sono io Fococia 99 e benvenuti in questo nuovo video. Questa è la seconda volta che registro il video perché non mi ero accorta che sotto non avevo avviato la registrazione, oggi sto fusa. Comunque, nulla. Aspettate un attimo. Ok, nulla. Questa sarà una recensione su un titolo che si è concluso ed è comunque una miniserie. Mi dispiace tantissimo per questo, ma ne parlerò alla fine. Oggi vi andrò a recensire in questo video K-On! Di Kaki Fly. Faccio vedere tutti i volumi, il numero 1. Questa si è conclusa in 4 volumi. Numero 2, io ho la serie completa. Il numero 3. E l'ultimo, il numero 4. Questa non era troppo. Io questa praticamente l'ho presa poco prima di andare al mare. Ho fatto rifornimento di manga e ho preso questa serie. E il bello che c'era anche, diciamo, c'erano anche delle vicende che riguardavano il mare, quindi comunque è stato stra divertente e azzeccatissimo leggerlo. Comunque, io ho la serie appunto completa, che è questa qui di K-On!, e ne sono stra felice, la vanto molto. E questo manga di Kaki Fly, edito per J-Pop, ora vi presento l'edizione, è una commedia, prezzo 6 euro, e praticamente l'edizione presenta una sovraccopertina. Praticamente delle copertine con, diciamo, altre vicende sotto. E un sacco di pagine a colori patinate all'inizio. Ora ve le faccio vedere, vabbè, questa bianca, solo dal numero 1. Ha davvero tantissime pagine a colori patinate all'inizio, una cosa incredibile. Tantissime. E praticamente diciamo in tre quarti dei capitoli di ogni volume troviamo all'inizio appunto dei capitoli, ci sarà forse qualche capitolo che non ce l'ha, ma ne sono davvero pochi, delle pagine a colori non patinate, ma comunque un paio o tre pagine a colori, insomma. Per esempio questa di quando vanno al mare. E poi ce ne sono altre, ah, per esempio quest'altra. Ora ve le faccio vedere man mano che me le trovo davanti. Aspettate. Ok. Praticamente è la migliore edizione che abbiamo visto. E il prezzo comunque 6 euro è stragiusto, anzi, secondo me l'hanno anche fatto scontatissimo perché doveva valere molto di più come edizione. L'unica cosa è che il volume è proprio piccolo, però fa niente, per un'edizione come questa, figuratevi se io vado a guardare, almeno io parlo per me, vado a guardare il numero delle pagine, insomma. Ora passiamo alla storia. Innanzitutto voglio dirvi che chiamarla storia è un po' troppo forzato, un po' troppo pretenzioso. Cioè, sì, è una storia, però, per esempio, se vi perdete un volume alla fine, non vi perdete niente di eclatante. Allora, di cosa parla K-On!? La storia di K-On! Ruota attorno a un club di musica leggera che praticamente rischia di essere sbandellato per assenza di membri. Allora quattro ragazze si riuniranno, ognuna che ha un talento in qualcosa che riguarda la musica. Per esempio c'è una ragazza che è una delle nostre quattro protagoniste, perché sono tutte e quattro protagoniste, ha un talento per, non lo so, per il pianoforte, ognuno insomma ha un talento per qualcosa, per il contrabbasso, eccetera. L'unica ragazza che non ha un vero e proprio talento nella musica, o perlomeno che fino ad ora non ne ha sperimentato uno, è la nostra protagonista principale, perché ripeto, sono tutte protagoniste. La nostra protagonista principale è lei, raffigurata, che viene raffigurata nella prima copertina, Yui Hirasawa. Yui praticamente è una ragazza che non sapeva neanche di avere talento in qualcosa che riguardasse la musica, una ragazza molto pigra che comunque ama divertirsi con le amiche ed fa schifo in matematica, praticamente come me, però comunque nelle altre materie va abbastanza bene, nelle altre materie scolastiche se la cava bene. Loro sono ragazze delle superiori, ci tengo a dirlo, anche se comunque dei disegni non sembra. E praticamente
queste quattro ragazze, visto che le mancava solo un membro che suonasse la chitarra, allora decidono tutte e quattro di far suonare la chitarra a Yui. E insieme, comunque, dal momento che le chitarre costano molto, allora insieme decideranno di comprare, di mettere un po' da parte dei fondi per comprare una chitarra a Yui. E praticamente verrà aiutata tantissimo dalla sua amica ricchissima, che è lei, bionda, che vedete nell'ultima copertina. Ecco. Che praticamente si chiama. Aspettate, che qui c'è anche la presentazione dei personaggi. Si chiama Tsumuji Kotobuki e suona la tastiera. Ecco. Non il pianoforte, ma la tastiera. Bene. E quindi, bene o male, questa è la storia. Non l'ho ristretta, è proprio questa la storia. Non ho cercato di prendere meno tempo possibile. È proprio questa la storia. E comunque, secondo me, davvero è una storia bella. Nonostante sia comunque una commedia, quindi possa sembrare abbastanza superficiale, abbastanza banale, vi dico che davvero. Un bel manga, davvero un bel manga. È proprio un manga fresco, un manga bello a mio parere, che ti fa sentire bene. A me ha fatto sentire bene, per esempio quest'estate non sono stata molto bene alcune volte perché io ho frequenti mal di stomaco, mal di pancia, quindi leggendo questo davvero mi risollevavo in una maniera incredibile. Oltretutto, per chi ha intenzione di intraprendere delle letture abbastanza pesanti, secondo me Keion è adeguatissimo da leggere dopo una lettura pesante, perché è una lettura leggerissima. Secondo me quindi è davvero molto molto bello come manga, ed è raro che lo dica di una commedia. È molto molto fresco, molto ironico, divertente, quindi questo qui nel complesso. E si legge in questo modo. È abbastanza particolare, ma si legge proprio in questo modo. Ora la mia webcam non metterà fuoco, però. Alla fine, anche se all'inizio vi sembrerà un po' strano, vi assicuro che alla fine vi abituerete. Aspettate. Bene o male, questa è la storia e vi presento brevemente i personaggi. La nostra protagonista principale, Yui Hirasawa. Poi, aspettate, che qui c'è la presentazione dei personaggi. Mio Akiyama, che suona il basso, Yui suona la chitarra. Ritsu Tainaka, che suona la batteria. Ed infine, come vi ho già detto prima, Tsumuji Kotobuki, che suona la tastiera. E poi ci sono altri personaggi di contorno, che sono praticamente la professoressa Sawako Yamanaka, che va sempre a bere il tè nella sala dove loro dovrebbero fare le prove, ma alla fine fanno pochissimo di prove e si divertono. Nodoka Manabe, che è un'amica di Yui, praticamente. E Ui Hirasawa, sorella minore di Yui, che ha un comportamento, nonostante sia sua sorella minore, molto 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 più maturo e responsabile di lei. Quindi direi di aver finito questa recensione. Questa è tutta la serie completa di K-On!, ve lo consiglio tantissimo, è davvero un bel manga, fresco e divertente, l'avrò detto 300 volte, però è così. E quindi ve lo consiglio tantissimo, finché potete prendetelo, recuperatelo e ordinatelo addirittura, perché secondo me ne vale davvero davvero la pena. Ringrazio tutti i miei iscritti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!